Ma che robe, dai, proprio qui alla stazione. Vabbè, dopo arrivo fuori e chiedo, col piattino chiedo i soldini. Ma voi siete di passaggio, dovete andare via? No. Ah, meno male, perché se avete un treno siamo rovinati. Allora, adesso, vedete? Vedete, io ho scritto un libro. Andate fuori anche voi che fate il numero. Se no parlo, tu stai lì, fermati. Madonna, ma si può aprire sto vetro? No. No. Arriva, prende il vetro. Si scorre, non ti sento neanche. Cosa hai detto? Come Amsterdam. Ad Amsterdam? Tu vieni da Amsterdam? Ah no, e quelle fanno altro, la mia che è a Amsterdam. Dove vado io? Ma che scherzi? È vero che sei in vetrina e vendono la cosa più antica del mondo? È vero, è vero. No, io vendo il mio libro, se posso. Va bene. Allora, il mio libro è questo. Che ridere, mi scappa da ridere. Eccola qui, Nata di Luna Buona. È un libro apparentemente autobiografico, ma non solo, perché racconto insomma 50 anni di storia, un po' del nostro paese, senza presunzione, ma io sono nata in tempo di guerra, allora racconto come si poteva vivere subito dopo la guerra, e la voglia di crescere, e la rivalsa di poter arrivare a raggiungere qualche meta, insomma c'era la povertà, avere i primi elettrodomestici era un'avventura, era... e poi chiaramente racconto anche la mia nascita, che sono nata in modo molto rocambolesco, io sono nata in una stalla, visto che è Natale, come Gesù bambino. Sono nato in una stalla, per puro caso, non è che mia mamma vivesse in una stalla, però povera donna era andata ad accudire una vacca che gli era stata prestata e gira e rigira, mentre insomma sono nata lì. Che devo fare? E racconto questo, racconto i primi anni della mia vita e poi racconto la comunione, per esempio, che adesso sembra tanto è una festa, no? Quando uno fa la prima comunione, ah, la festa, la mamma ti prepara chissà che cosa. Allora era una tragedia. Perché quando la suora e il prete dissero le bambine devono avere il vestito bianco e il velo e i maschiettini, i pantaloni lunghi con la giacchettina e la cravatta, il dramma, dramma, perché e chi te lo faceva il vestito bianco? E allora le mamme via che andavano disperatamente a cercare quelle due o tre famiglie benestanti che potessero prestarsi il vestito, e la mamma l'ha trovato da una signora vicina di casa che si chiamava Minga, che la figlia aveva fatto la comunione 2 anni prima, però era molto più alta di me e questo vestito era lunghissimo. Però questa signora ha detto io te lo presto, ma tu non devi assolutamente accorciarlo perché è prezioso. E allora mi sono messa questo vestito, l'ho strascinato, però mia mamma ha detto meglio, così risparmiamo i soldi sulle scarpe, così puoi tenere gli scarponcini e risparmiamo sulle scarpe basse. Cioè erano tempi diversi. Quando io lo racconto a... Quando lo racconto i miei nipoti ridono, no? Dico, Madonna, cosa dici? Ma stai raccontando delle storie, no? Non è vero. E invece così, erano tempi duri, però avevamo una voglia di rivalsa, io volevo cantare, per cui io dove sono nata, il mio paese che si chiamava Vaglie, sull'Appennino Tosco-Emiliano, Vaglie di Ligocchio, non c'era neanche la strada, c'era una mulattiera. Non c'era niente, non c'era la farmacia, non c'era il dottore, non c'era... però questi vagliesi erano molto perspicaci, erano bravi, avevano una marcia in più, riuscivano a supplire, riuscivano a fare cose straordinarie. Per cui per una bambina ma cosa dici? Per una bambina voler andare a Sanremo, voler cantare, partire da lì, io lo dico sempre come se un bambino adesso dicesse mamma voglio andare su Marte, non sulla Luna, su Marte. Certo che ci può andare, però con quali difficoltà. Ecco, la stessa cosa era per me da ragazzina dire voglio andare a Sanremo, dove vai? Per cui è stata durissima, ma quando c'è la volontà, quando c'è questa spinta, questa curiosità, questo fuoco, prima o poi... È stata dura, ma ci sono riuscita. Poi devo dire grazie a tante persone, chiaramente, perché da sola dove vai? Intanto sono andata a Reggio Emilia presso uno zio che mi ha ospitato, mio zio Pronto, però si chiamava proprio Pronto, disgraziato, l'aveva chiamato Pronto, poverino, che poi nessuno l'ha chiamato Pronto perché è un nome impossibile, l'hanno chiamato Veraldo, che non era un granché, ma sempre meglio di Pronto. Per cui sono andata lì e ho cominciato a studiare canto e musica, poi ho fatto i primi concorsi, poi sono arrivata a Castrocar, è stata dura ragazzi, però una vita intensa. Poi racconto in questo libro chiaramente
gli incontri straordinari che ho fatto negli anni 70. Ho incontrato, gli anni 70 sono stati meravigliosi, ho incontrato scultori, pittori, che ti posso dire, persino Picasso ho incontrato, poi scultori, Manzù, ho avuto la fortuna di poter essere ospite a casa sua, grandi poeti, il mio poeta, eravamo anche amici, lui era molto più anziano, ma era un uomo meraviglioso, Ungaretti, ho conosciuto grandi cantanti, Aznavour, Theodorakis, che era un compositore greco, che è poi l'autore di Zorba il Greco, e che ha scritto canzoni per me. Insomma, adesso io così in vetrina non riesco mica neanche a parlare con questo vetro qua, io ho bisogno del contatto umano. Va bene, voi non potete entrare, no, stiamo qui, va bene. Borri, no, io adesso sto ancora qua, ci mancherebbe altro. No, qualcuno che entra dentro. No, stai pure lì, Borri. Ah, sei fuori tu, cara. Come sto in vetrina? Una meraviglia, la papessa, sempre una papessa. Va bene, poi ho degli incontri fantastici, per esempio c'è un capitolo che parlo di Alberto Sordi, e che c'è anche da morire da ridere, ma insomma ve lo racconto, altrimenti nessuno compra proprio il libro. Poi parlo della Gina Lollobrigida, che era la diva di mio nonno Adamo, lui diventava matto. Mio nonno Armida era gelosissima perché lui non parlava che di questa Lollobrigida. E ho avuto la sorte di poter andare in Sud America al Festival di Viña del Mar con lei. Io non l'avevo mai incontrata, era una grande star. Allora lei veniva da Roma, io da Milano, ci siamo trovati a Londra. Io non vedevo l'ora di conoscerla. E lì abbiamo viaggiato con la Lancile, un aereo che sembrava, guarda, una casa da morto con le ali. Ci abbiamo messo 32 ore a arrivare a Santiago del Cile. Atterravo ovunque, faceva rifornimento dappertutto. Bene, lei era nella prima fila. E io nella seconda, io ho paura di volare, adesso meno, ma allora avevo paura e ero astemia, adesso bevo, allora no. Allora dalla paura mi sono ubriacata e poi mi sono sdraiata giù per terra. Lei ha 32 ore impeccabile con la sua bella parrucchetta, per 6 ore si è limata le unghie, era una dea. Io mezza svenuta, ubriaca, con tutti i capelli in disordine, tutta stropicciata. Quando la hostess dice, signore, siamo arrivati, ci sono tutti i giornalisti, i fotografi, i telegiornali che vi aspettano, soprattutto aspettavano lei. Io ero lì perché avevo fatto un disco che era in classifica, poi dovevo fare l'ospite a questo festival, e lei era la madrina, no? Siamo arrivati, io non vi dico, sono scesa per prima io, perché lei era la diva, io sono scesa... Il mio manager, che era un argentino, quando mi ha visto dice, ma che cosa ti è successo? Ma chi è che ti ha picchiato in aereo? Ti ha picchiato? Io ero distrutta, orribile. Non ce la facevo stare in piedi, mi sostenevo, ubriaca, fradicio. E ora mi dico, andiamo subito in albergo. Dico, no, voglio vedere lei. Anche lei sarà distrutta, la voglio vedere proprio con la parrucca di traversa. No, ci ha fatto aspettare 20 minuti. Poi si è aperto il portello. Tutti i fotografi urlavano, Gina, Gina, era la prima volta che andava lei in Sud America. Gina, Gina, dica, adesso vedrai la delusione quando la vedono, si apre il portello, una dea, una bambolina, aveva un vestitino rosa, sai, tutto col palloncino, le scarpine uguali, eravamo a 45 gradi, perché là in febbraio è estate, 45 gradi all'ombra, da morire, legue con i guantini. E la cosa più sorprendente, io sudavo che avevo il sudore che mi colava fino alle unghie dei piedi, lei non sudava. E avevo una pelliccia lunga fino ai piedi di visone rosa. Una dea. Si è affacciata al portello, non sudava neanche. Ho detto, Madonna, ma cos'è questa? Non è una donna. Poi è scesa, tutti i fotografi, le cose. Per farla breve, non l'ho più vista, siamo andati in albergo. Avevamo due suite, una di fronte all'altra. Io la volevo vedere, non sapevo che al mattino successivo i giornalisti avrebbero scritto della nostra prima colazione, le cameriere si hanno fatto la spia. Allora Ivan Zanic è una donna molto semplice, ci ha aperto tutto spettinato, gli occhi gonfi, a piedi nudi, gli abbiamo portato una colazione che neanche quattro uomini scaricatori del porto ha magnato di tutto e di più, anche il cane protesta, lo sai. E poi alla fine dice, ci ha chiesto anche quattro uova con il bacon. Ho mangiato, perché io non avevo mangiato da 30 ore. E allora insomma, e dice la signora Lollobrigida, dice la signora non ci ha aperto, ma
ha detto lasciate la colazione in anticamera, l'abbiamo intravista, avevo una vestaglia nera di pizzo con questa parrucchetta truccata, bellissima, e abbiamo lasciato il vassoio nell'anticamera. Ah sì, che cosa ha mangiato? Un caffè e un succo di frutta. E io ho detto, ma vaffanculo, va, io che avevo mangiato come avuto quattro uomini. Ecco, lei era una dea. Poi dopo, non vi posso raccontare il proseguio, perché c'è da morire da ridere, quello che è successo in quella settimana a Santiago del Cile con la signora Loro Brigida, che io l'amo, però ne ha combinate, io racconto un po' queste cose. Poi racconto di Fellini, insomma, i personaggi che ho incontrato. Poi chiaramente le mie tournée, anche quelle un po' buffe, mai in modo trionfalistico, ma racconto le, insomma, delle cose anche un po' da ridere, che poi sono tutte cose vere. La mia tournée in America e Canada assieme a Gianni Morandi, che, cioè, insomma, ce ne sono successe di tutti i colori, poi in Unione Sovietica, in Giappone. Insomma, racconto poi chiaramente qua, i miei ricordi, perché io sono nato in tempo di guerra, ve l'ho già detto, i miei ricordi di guerra, che sono anche molto dolorosi, perché i tedeschi ci hanno messo al muro, poi grazie a Dio insomma non è successo niente, se non sarei qui a raccontarvi. Racconto anche cose molto serie, molto... Insomma, dicono che sia un libro molto carino, che piace, anche divertente, con anche delle cose... si può anche insomma far riflettere giustamente, e costa poco, si può comprare, arriva Natale, guarda che bella copertina che c'è, guarda, non è male, no? Scusami cara, sei toscana tu. Poi ci sono, adesso vi faccio vedere, ci sono delle foto che ho fatto io, per esempio, da bambina. Hai presente Auschwitz quando uscivano da... ecco, guarda, io la prima foto sembra Anna Frank e l'altra è uscita da Auschwitz. Guarda, è vero o no? Guardami al mare con il costume ascellare, guarda, bella, caro mio, cara, qui quando ho fatto la prima comunione col vestito. E poi ci sono delle foto, vi faccio vedere la mia mamma e il mio papà, Ciappa, mio papà bersagliere e la mia mamma, hai visto? E qui tutta la famiglia Brambilla, se indovini quali sono io, avanti, dillo, quale sono secondo te? Qua, quella lì, ma manco per niente, io sono questa, lo vedi? Vedi che avevo il vestito di due colori? Perché erano i vestiti delle mie sorelle, mia mamma me ne ha fatto uno per me, hai capito? Era così, una volta era così. Per cui ci sono anche delle foto molto carine, vabbè, poi ci sono le foto da, qui con Orietta Berti, perché siamo partiti assieme, qui con la mia bambina quando ha un anno. Adesso ti faccio vedere questa con Bobby Solo, che abbiamo vinto Zingara, vedi, Bobby Solo. Quest'altro con Sergio Endrigo, siamo arrivati terzi con l'Arca di Noè, poi Claudio Villa con abbiamo vinto con Non pensare a me. Ci sono un po' di foto, hai capito? Questo Ungaretti, poi parlo anche di Ok Pezzo è giusto, perché l'ho fatto per 12 anni, figurati. Va bene, allora se entrate mi fa piacere, se no buon Natale lo stesso, guarda. Ok, insomma ci sono delle foto. E poi qui in fondo chiudo, perché vedi lì, io in fondo con questo campanile che sembra un gelato, perché per volere della mia mamma, in ricordo della mia mamma, io ho fatto un regalo al paesino, anche se non c'è più nessuno, ho regalato il campanile e l'ho dovuto fare in ricordo della mamma e del papà. Fatto bene, no? Bravo, dai. Allora entrate, facciamo entrare. Tutti questi qui a...